Care amiche ed amici che mi seguite in YouTube, come state? Spero bene. Purtroppo questa mattina ho ascoltato la tragica notizia dell'attentato compiuto in un centro commerciale in Germania, a Monaco, Monaco di Baviera. L'ennesimo attentato terrorista vile e codardo di questi sedicenti gruppi islamistici, estremisti islamici. Adesso sembra che oltre la Francia anche la Germania stia sotto la mira di questi attentatori folli, di queste schegge impazzite dell'estremismo islamico, che per di più agiscono, si direbbe, isolatamente, cioè non hanno contatti con l'ISIS o il Daesh, neanche vengono allenati da loro, ma si formano una propria formazione attraverso ciò che possono reperire in internet, si allenano pure fisicamente e ad usare le armi con i corsi che trovano in internet, che ormai basta cercare arti marziali, armi, che nel bene o nel male, nel bene o nel male, chiunque si può allenare ad usare armi di ogni tipo e diciamo, praticare la lotta corpo a corpo, che quindi queste persone da sole attraverso internet e non in centri di addestramento come erano una volta quelli di Al Qaeda, si allenano, si preparano, si autoconvincono che devono andare alla guerra santa e al martirio. È veramente una cosa folle pensare che ci siano delle persone. Oggi ho cambiato fiasco d'appoggio e quindi speriamo che la camera stia alla giusta altezza del cellulare. Dicevo, e con rammarico che apprendo che questa follia non ha più fine. Quindi la strategia dell'accoglienza funzionerebbe se chi si accoglie sono veramente profughi di guerra. Ma visto che ci sono problemi economici in Europa e che molti di questi profughi rischiano di rimanere isolati economicamente, culturalmente, socialmente, poi diventano degli sbandati alla mercé di gruppi terroristici e mafie organizzate. Quindi sarebbe meglio risolvere i problemi nei loro paesi di origine piuttosto che vederceli cadere in casa nostra, come sta succedendo adesso alla Germania. Prima è toccato alla Francia. Comunque la Francia ha avuto attentati terroristici, come io specifico in un video, il penultimo che ho fatto. Poi ho fatto un video sui templi buddisti, ma il penultimo, che propongo delle tematiche a Marco Travaglio, gli ho detto che la Francia già negli anni 80 ha avuto degli attentati da estremisti tunisini e algerini negli anni 80 con delle bombole di gas nelle stazioni di metro, perché la Francia ingeriva ancora nell'Algeria. Però il problema è che dalla fine degli anni 90, quando tanto Bush padre come Clinton hanno bombardato Iraq e hanno fatto la no-fly zone e hanno imposto l'embargo contro l'Iraq, che sono morti centinaia di migliaia di bambini iracheni per fame, ma il Food for Children o Aid for Food invece si è rivelato un pretesto per commercializzare petrolio per armi, e di cibo e medicinali ai bambini iracheni arrivava poco o nulla. Però dicevo, già dalla fine degli anni 90, che le ingerenze statunitensi e
e della NATO, sono diventate sempre più forti nei paesi arabi e nel Maghreb, fino a che si hanno destituito tiranni come Saddam Hussein, come Mubarak, come Gheddafi, e si è voluto destituire anche Bashar al-Assad, che fino a quel momento erano visti con buon occhio dall'Occidente, poi quando già non avevano più bisogno la NATO, gli Stati Uniti, di intermediari per i loro negoziati petroliferi, perché volevano direttamente appropriarsi dei pozzi petroliferi, allora li hanno eliminati. Però quei dittatori o quei governanti, perché Bashar al-Assad è stato votato dalla gente, piaccia o no, frenavano il flusso di migranti ed oltretutto uccidevano gli integralisti islamici, che sono tutti sunniti, wahhabiti, serafiti e non so che altro. Infatti Saddam Hussein li impiccava agli integralisti islamici, però quando Saddam Hussein impiccava gli integralisti islamici, gli occidentali dicevano che era un tiranno che ammazzava gente e che non c'era libertà di culto. Beh, se la libertà di culto è credere in una forma di Islam per la quale bisogna uccidere, e chiami Saddam Hussein, che dà la pena di morte agli integralisti islamici disposti a morire, ad immolarsi pur di uccidere infedeli. Il 90% di questi infedeli sono altri musulmani, bisogna chiarirlo. Allora Saddam Hussein non era un dittatore. Anche il padre di Bashar al-Assad diceva che quelli della Fratellanza Musulmana non erano molto democratici. Che sono anche loro sunniti, wahhabiti e sefarditi e altro. No, sefarditi no, non c'entra niente. Wahhabiti, serafiti, non so, no, sunniti. Allora, insomma, gli Emirati Arabi e gli Arabi Sauditi, oltre che la Turchia, Israele e Stati Uniti, hanno finanziato all'inizio l'ISIS o il Daesh per rovesciare governi sfavorevoli agli interessi economici loro. Poi è sfuggito di mano il controllo di questi gruppi fondamentalisti che si vogliono mangiare il mondo intero, soprattutto Occidente, rappresentato da Stati Uniti e Europa. E di questo ne dobbiamo fare le spese noi. Certo. C'è anche da dire che molti immigranti, molti flussi di questi immigranti vengono invece da paesi poveri. Paesi poveri perché sfruttati dalle multinazionali occidentali e dalla finanza occidentale. Allora, è il paradosso che la gente dal terzo mondo, povero, va nei paesi centrali, per esempio i paesi europei, perché lì si concentra la ricchezza che scappa dai loro paesi. Se dovessimo aiutarli in casa loro, dovremmo spendere parte di quella ricchezza che ci aiuta a evitare la risacca finanziaria che soffriamo, e quindi diventeremo più poveri noi. Ma loro non uscirebbero più di casa. Se invece continuiamo a sfruttare il continente africano, continueranno a venire i poveri dall'Africa da noi. L'ideale sarebbe trasferire delle industrie in Africa invece che in Cina per dare dei posti di lavoro agli africani che non vengano in Europa, perché i cinesi di lavoro ne hanno, anzi hanno un'abbondanza di industrie locali impressionante, mentre in Africa manca lavoro, occupazione, perché non ci sono industrie, si sfruttano le materie prime, e a farlo sono i signori della guerra locali, che schiavizzano la loro popolazione per vendere a basso costo le risorse ai paesi europei, ai paesi industrializzati. Allora, bisogna dislocare le industrie italiane ed europee dislocalizzate già in precedenza in Cina e rilocalizzarle in Africa. Così si dà lavoro agli africani e gli africani non immigrano più in Europa.
si farà, non lo so. Per intanto questi squilibri macroeconomici, industriali, geopolitici, militari ed energetici sono decenni che vanno avanti. E non si può rimediare a più di 50 anni di abusi e di disquilibri da un giorno a un altro. Per cui ci sarà un largo cammino da fare e purtroppo un largo periodo di tempo nel quale dovremo soffrire degli attentati, perché un pazzo qualsiasi sfodera una mitraglietta e in un centro commerciale può ammazzare 200 persone. Come dicevano già in Nord America dopo il 2001, dopo l'11 settembre 2001, basta che uno spari 4 colpi in un supermercato e ammazza 10 persone. Difatti, sino adesso negli Stati Uniti non sono stati molti, anzi quasi nessuno, i morti dell'integralismo islamico, ma di stragi e sparatorie nei supermercati, negli aeroporti, negli uffici postali, nelle banche, per la strada, in case, in edifici, in centri sportivi, in stadi, sono stati commessi molti, come quello che è andato alla premiere, all'anteprima di Batman, credo, vestito da Batman o da Superman, non mi ricordo, o da Uomo Ragno, e ha sparato sulla gente nel cinema. Quindi sono più gli estremisti di estrema destra nordamericani armati e che uccidono, oppure pazzi isolati che non hanno nessuna motivazione ideologica ad uccidere in Nord America, che non fondamentalisti islamici. Eppure è dal 2001, dal settembre 11 settembre 2001, che si dice che queste operazioni le possono anche compiere gli estremisti islamici. Quindi figuriamoci, fra ultranazionalisti, ultra cristiani, fondamentalisti cristiani, anti-abortisti che uccidono gli abortisti e i medici favorevoli all'aborto, fra le nuove pantere nere che difendono i diritti degli afroamericani anche con le armi, fra la gente del Ku Klux Klan, dell'estrema sinistra, gli ispanoamericani, le Mara, le organizzazioni, i cartelli della droga, e adesso la minaccia dell'estremismo islamico, le varie mafie che sono più violente di quella che è stata la mafia italiana, come la mafia cinese, russa e anche ebraica, stanno messi male. Ma purtroppo la globalizzazione farà che staremo tutti messi sempre più male, come ci insegna quello che è successo oggi in Germania, dopo almeno due stragi realizzatesi nel breve tempo in Francia e anche a Londra. Io non so veramente che pensare, perché il mondo sta andando allo scatafascio. Poi volevo fare un video sul fatto che bisogna integrare i Rom e i Sinti o Sinti alla comunità, perché non è possibile che vivano ghettizzati, scudandosi dietro i loro campi. E che oggi ho letto una notizia: una signora, una pensionata credo, denuncia che degli zigari l'hanno derubata. Vanno a fare una perquisizione in un campo Rom o Sinti e trovano 10 milioni di euro. E quindi è anche quello un altro problema per il nostro paese. Poi voglio vedere se i tedeschi, che hanno una sicurezza più affidabile di quella francese, hanno sofferto l'attentato di oggi. Noi, che non so come siamo messi rispetto alla sicurezza rispetto a Francia, però che non staremo allo stesso livello della Germania, che cosa potremo fare in caso di attentati di questo tipo?
Voi pensate un attimo all'ipermercato o al supermercato vicino a casa vostra o della vostra città, tipo a Roma, i Granai, la Romanina, Cinecittà. Se qualcuno si mette a Cinecittà a lanciare granate dal secondo o terzo piano, magari ne ha 10. Io ho visto che negli orari di punta, dove c'è tanta gente, ai Granai, alla Romanina, al centro commerciale di Cinecittà, ci sono migliaia di persone. Quanti possono morire solo con qualche granata? E se vanno 10 armati fino ai denti, che dobbiamo fare? Come in Israele, che in ogni città, ogni centro commerciale e luogo pubblico e privato c'ha i metal detector, le guardie giurate, le guardie del corpo, i poliziotti, l'esercito, camionette della polizia con delle paratie in cemento armato antiesplosione, antispari, che possono alzare delle barricate in cemento armato nel caso si intenti sparare dentro un negozio, un supermercato, un ipermercato. Dobbiamo vivere tutti come vivono gli israeliani in Tel Aviv e in Gerusalemme, che anche gli edifici hanno degli scudi in cemento armato nelle uscite perché possono esserci delle sparatorie, che poi non è una soluzione. I proiettili vanno a colpire una struttura di cemento e rimbalzano di qua e di là fino a che qualcuno feriscono. Poi ci sono dei proiettili incendiari, esplosivi, con testa vuota che fanno più danni che altro, perforando il Kevlar dei giubbotti antiproiettili. Andiamo verso tempi cupi, altro che forza lupi. Qua ci occorrono delle soluzioni reali, ma in stato d'emergenza, di calamità, chi ci difenderà? Il nostro Parlamento, il nostro Senato, il nostro primo ministro, il presidente del Consiglio dei ministri, il nostro presidente della Repubblica, o l'inefficienza di tutti loro? Io, se devo essere franco, credo che nessuno ci potrà difendere in Italia, ma non lo dite a nessuno, non voglio essere preso per scettico e pessimista. Piuttosto, non so, speriamo che da noi non succeda nulla, perché se succede, chi ha capacità decisionale e di pronto intervento, come per attuare subito, senza che si mettano a discutere nel Parlamento che fare, che non fare, come farlo, perché non farlo? Perché altrimenti, prima che ce ne rendiamo conto, ci hanno liquidato tutti. E così ho fatto il video del giorno. Spero di non farlo troppo largo perché poi devo editarlo. Tanto è stato un video pensierino. Sono molto preoccupato perché, come si vede, non si fa nulla per frenare il terrorismo in Europa, incluso quando sono paesi come la Germania. Pensa da noi che cosa può succedere, che siamo permeabili a tutto. Speriamo che si riesca a arginare il fenomeno. Dobbiamo levarci dalle zone di conflitto, almeno noi italiani, perché andiamo ad intervenire per impasticciare tutto. Con le intervenzioni belliche degli Stati Uniti e della NATO, come diceva Putin, si è peggiorato la situazione perché si è alimentato questi terroristi che Saddam Hussein li uccideva. Adesso hanno trovato terreno fertile nel vuoto di potere creato in Siria, Iraq, Somalia, Libia. Eppure si voleva fare una guerra in Ucraina. Pensa un po' che grado di incoscienza che c'è. Vabbè, veramente sono allibito dall'irresponsabilità criminale e voglio vedere se vince Trump che cosa succede, se farà meglio o peggio di Obama.
Bush padre, Bush figlio, Reagan, perché chi governa Nord America e chi finanzia la campagna elettorale del presidente? La lobby delle armi, la finanza globale, l'industria e le banche. Perché dove vanno loro? Distruggono, poi ricostruiscono e i paesi si indebitano e loro vendono qualsiasi classe di prodotto, dai succhiotti per i bebè a mattoni, cemento, libri, ricostruiscono le scuole, imprimono nell'idioma originale del luogo libri didattici con la loro mentalità stampati negli Stati Uniti o per conto di ditte nordamericane. Poi dicono che sono aiuti umanitari, ma gli stanno riformulando la loro cultura e glielo faranno pagare. Negli anni 80 o la fine degli anni 80 ho ascoltato nell'autoradio come in Radio Radicale dicessero che molti paesi dell'Africa e Vietnam rifiutavano gli aiuti umanitari dell'Occidente perché glieli facevano pagare e aumentavano il debito interno lordo, perché non erano aiuti umanitari gratuiti, te li fanno pagare in qualche modo, come ad Haiti, che mandavano tanto riso gratis che la gente non comprava più. In Haiti il riso prodotto dai coltivatori di riso, quindi le imprese produttrici di riso di Haiti sono andate tutte alla rovina. Poi gli aiuti umanitari hanno smesso di essere aiuti umanitari e hanno iniziato a vendere agli haitiani il riso che i nordamericani compravano in altre parti del mondo, come in Cina. Così il riso da essere economico ha passato prima a essere gratis, facendo fallire i produttori di riso locali e poi a costare il doppio, il triplo o 10 volte di più di quello che costava il riso haitiano. Quindi guardiamoci bene da come ci propongono certi interventi umanitari e per restaurare la pace, perché non sono umanitari, non sono di aiuto e non restaurano la pace, se non servono a restaurare gli interessi consolidati di Occidente, soprattutto di Stati Uniti e della NATO. Questo non vuole giustificare il terrorismo, anzi dico che proprio questa forma malsana di gestire la geopolitica alimenta il terrorismo. Poi fra l'altro Al Qaeda, l'ISIS e il Daesh sono stati creati per influenzare geopoliticamente le zone produttrici di petrolio come Libia, Iraq, Siria, Iran, Russia. Vi ricordate che prima dell'11 settembre 2001 Bush, appena eletto Bush Junior, Bush George Bush Walker Junior, disse: bisogna combattere i paesi dell'asse del male, che sono Libia, Egitto, Somalia, Siria, Iraq, Iran, Russia, Cina, Corea del Nord. Ebbene, guardate in retrospettiva tutto quello che è accaduto finora, includendo Ucraina, che poteva essere motivo di guerra con la Russia, però non è scoppiata nessuna guerra aperta, solo dei conflitti, e vedrete che si sta compiendo quel piano. Incluso Bush Junior aveva detto che si doveva compiere in 20 anni, quindi anche dopo la sua presidenza è venuto Obama e si rispetta quella tabella di marcia. Quindi si è arrivati a Siria, manca solo Iran, Russia, Cina continentale e Corea del Nord, perché la Somalia già Bill Clinton l'aveva bombardata tempo fa, che si sono peccati una batosta poi, perché prima ci presentavano i somali come bambini morti di fame, hanno fatto un live aid e dopo li andavano a bombardare perché erano tutti guerriglieri cattivi, però i somali gli hanno abbattuto più di 4 elicotteri e se ne sono dovuti andare in ritirata. Beh, un'altra volta farò un discorso su questo nuovo ordine mondiale che vogliono
tutti i presidenti nordamericani, non importa se vince la Clinton, l'altro che non mi ricordo, Sanders, o se vince Trump, tutti i presidenti che si candidano adesso continueranno la tabella di marcia che gliel'hanno imposta a Bush Junior e ai suoi predecessori, il Pentagono, l'industria delle armi, il sistema finanziario, il sistema bancario, i Rothschild, il sistema industriale, il sistema del capitale finanziario e immobiliario, tutto quello che vuoi. Quindi con questo vi saluto perché non vorrei fare un video pesante. Quindi che dirvi? Il mio non è pessimismo. Il mio è senso di realismo. Alla prossima, care amiche ed amici, grazie di seguirmi e a presto. Ecco qua, care amiche ed amici, questo è il tappo del fiasco nel quale colloco il cellulare così, perché può stare in piedi e filmare. È un Nokia Asha 302, quindi filma stando in piedi, però non sta nel suo. Questo tappo non sta nel suo fiasco, ma sta in un contenitore di plastico, quindi spero che l'altezza dei video sia stata la corretta. Vi ringrazio di avermi seguito, ancora una volta ciao. Iscrivetevi, per favore, date like ai video che vi piacciono, lasciate commentari nei video e avviate delle discussioni nello spazio discussioni del mio canale. Mi piacerebbe molto conversare con voi. Seguitemi in Facebook, Instagram, Google Plus, i gruppi e le pagine di Facebook e i gruppi e le pagine di Google Plus ed anche Vine. A presto, ciao. E anche in Twitter, mi raccomando, anche in Twitter.